Oggi una super recensione. Yes! Spumosa. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, benvenuti anche a voi. Non tanto più virtuale, oramai i video li giriamo dalla cucina reale. Quindi dovremmo cambiare cosa? Allora, ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina reale. Ah. Oggi siamo qui per parlarvi di un elettrodomestico che abbiamo testato per mesi e mesi, perché c'era lo scettico e l'innamorata. Lo scettico si è innamorato, quindi adesso possiamo parlarvene. Qualche mese fa abbiamo comprato questo piccolo elettrodomestico qui, iCook cappuccinatore. L'ho comprato su Amazon, vi metto il link qua sotto in info box. Non è una collaborazione, l'ho pagato io con i miei soldini. E allora l'ho comprato di questa marca perché, avendo acquistato già la macchina del pane ed essendomi trovata egregiamente bene, era quello che innanzitutto di cui conoscevo la marca e quindi Mi sono fidata. In secondo luogo, era quello più capiente nel minor spazio possibile. Vengo e mi spiego. Occupa poco spazio, ma la capienza è veramente grande, anche se non potrete riempire di latte tutta la brocchetta. Allora, come si presenta? Ha un corpo motore e una brocca. Il corpo motore presenta su di esso due tasti, infatti può funzionare sia a freddo che a caldo. Potete metterlo o già freddo e lui monterà il tasto freddo, o a temperatura ambiente e lui lo riscalderà e lo monterà contemporaneamente. In più potrà sia mescolare per fare, che ne so, un latte montato ma non spumoso, che è un latte super spumoso. Questo dipenderà dalla brocchetta. Come funziona? Al momento dell'avvio ha una sorta di calamita all'interno che fa muovere attraverso un magnete la frustina che monta il latte. Adesso la frustina può o renderlo spumoso o, se levate soltanto questo pezzo, montarlo, quindi fargli incorporare aria o riscaldarlo semplicemente senza fargli fare troppa schiuma. Come vedete è molto semplice da smontare e da rimontare, e anche molto carino perché trasparente, vi fa vedere il grado di montatura del latte. Un commento fuorviante mi stava quasi facendo desistere dall'acquisto. Se andate su Amazon e leggete i commenti, le recensioni, perché io quando acquisto guardo sempre le recensioni, una signora diceva: sì, è carino, però ha la segnalazione delle misurazioni solo all'esterno, quindi io non mi regolo poi all'interno. Non è vero, perché la signora deve rifarsi gli occhiali, perché sono ben segnalate anche sull'interno. Sicuramente la signora non l'ha visto e quindi sta impazzendo, giustamente. Perché consigliamo alla signora di comprare un paio di occhiali. Vabbè, non la conosciamo. La chiusura è totalmente ermetica, non esce un goccio di latte, a meno che voi non sbagliate con le misure, lo riempiate fino a qua e allora in quel caso trabocca. Un'altra recensione negativa era sulla solidità del manico. Bene, io l'ho preso lo stesso perché ci dovete fare. Non mi sono fatto fuorviare più di tanto, ma devo dire che lo uso da 5 mesi e il manico, come vedete, lo dovete dare in testa a qualcuno, cioè solidità di che cosa? Mica è che ci devi andare con... No, gli è rimasto in mentre mano. Mentre sei su fuori strada bevi la cosa, oh, come gli è rimasto in mano? Gli è rimasto in mano a quello che ha scritto la recensione. Io vi posso dire che invece il mio, dopo molti mesi, è perfetto e neanche fa un minimo di gioco. Quindi probabilmente o era un pezzo fallato o era chi l'ha usato ad essere molto forte nell'utilizzarlo. Di semplicissimo utilizzo, ma ripeto, la cosa che mi ha conquistata è stata la sua dimensione. Con questo riesco a fare due cappuccini da inserire in una tazza così, ma se voglio due super cappuccini ci sto pochissimo a farlo, perché in 3 minuti adesso, ma nemmeno, forse in due, pochissimo fa il cappuccino, pochissimi secondi fa il cappuccino, e non solo, è molto molto silenzioso, quindi anche se lo fate alle 7 del mattino, alle 6 del mattino prima di andare svegliate via, un po' non svegliate tutta la famiglia magari. Bravo. Che sta dormendo. Basta, allora spostiamoci e vediamo come funziona. Yes.
sommità. Vi faccio sentire quanto è silenzioso. È pronto. Bene, avete visto com'è semplice da usare, veramente, è un amico in più in famiglia, uno di quelli che vi può solamente rendere le colazioni migliori, più calde e più spumose. Sì, più coccolose. Io l'ho posizionata vicino alla macchinetta del caffè, così una volta finito io verso direttamente in brocca il caffè e mescolo tutto ben bene nella tazza, viene via tutto insieme. Bene, questa è la nostra piccola recensione che spero vi possa essere utile. La schiuma che viene fuori da questo cappuccinatore è bella ferma, bella spumosa, di quella veramente dove tu ti immergi volentieri. Sì, in pratica non separa troppo la schiuma dal latte, la separa perché la monta tantissimo, no, come vedrete, sì. Però ha ancora il sapore di latte, non ha perso la componente del sapore, quindi una schiuma molto buona. Quindi provatelo perché è veramente buono, ha un prezzo giusto. E andate a vedere qua sotto nel link, insomma, durante l'anno variano. Bene, noi ci vediamo sempre qui, però per una prossima ricetta. Dove? Sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!